Ben ritrovati con l'informazione in diretta dai territori di Bari, Batte e Foggia. Partiamo proprio dal capoluogo Dauno. La commissione prefettizia chiede aiuto alla regione per fronteggiare l'emergenza abitativa. A fronte del rischio di crollo imminente di due edifici, è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza e calamità per il territorio di Foggia. L'emergenza abitativa è sempre più al centro delle attività della Commissione Prefettizia del Comune di Foggia, che nelle scorse ore ha adottato un'ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, chiedendo alla Regione Puglia la dichiarazione dello stato di emergenza a causa della condizione di insicurezza di due fabbricati, ovvero l'ex distretto militare in via Tenente Colonnello Attilio Muscio e il palazzo sito in via San Severo, terza traversa. La Commissione ha sottolineato la necessità di tutelare l'incolumità fisica e la sicurezza dei 24 nuclei familiari che abitano le strutture, a fronte del ravvisato pericolo di crollo, aggravato dal rischio idrogeologico e idraulico per piogge e temporali. Già a marzo del 2021 sono state adottate ordinanze di sgombero sulla base degli esiti di sopralluoghi svolti. Nella riunione di insediamento del centro operativo si è preso atto, peraltro, in riferimento alle soluzioni di accoglienza temporanee e immediatamente attivabili, che nessuna di esse risulta idonea ad assicurare tempi compatibili con l'urgenza che il caso richiede, non potendo fronteggiare l'emergenza in atto con le sole risorse umane e finanziarie a disposizione. L'amministrazione comunale ha dunque provveduto ad inoltrare al Presidente della Regione Puglia non solo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di calamità del territorio di Foggia, ma anche l'attivazione di un urgente tavolo tecnico al fine di valutare e definire congiuntamente tutte le possibili soluzioni per affrontare la situazione emergenziale in corso. Una strada che mette a dura prova gli ammortizzatori delle auto e il passaggio dei pedoni sul marciapiede. Stiamo parlando di Corso Alcide De Gasperi a Bari. Siamo andati a vedere. Marciapiedi sconnessi e buche sull'asfalto. Siamo in Corso Alcide De Gasperi, l'arteria che collega il centro cittadino con la periferia, con Carbonara. Questa è la situazione che centinaia, anzi migliaia di automobilisti vivono ogni giorno, e questa è la situazione dell'asfalto. E dopo alcune segnalazioni abbiamo deciso di controllare lo stato dei luoghi, e in effetti transitare con l'auto su questa strada diventa davvero a prova di ammortizzatori. Anche camminare su questi marciapiedi è praticamente impossibile. Se guardiamo infatti oltre alla sporcizia che si incontra, effettivamente passare da vicino agli alberi diventa una missione impossibile. Comune fanno sapere che trovare una soluzione per Corso Alcide De Gasperi è davvero un problema. Le radici degli alberi secolari, che spesso ostacolano anche la visuale agli incroci, hanno talmente divelto l'asfalto che per porre il rimedio bisognerebbe ripensare ingegneristicamente a tutta la strada, un po' come è accaduto su via Caldarola al quartiere Japigia. Restiamo a Bari. Dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha ridato il teatro alla famiglia, il rischio che l'attività della Fondazione Petruzzelli sia stoppata è alto. Cosa ne pensano i baresi? Lo abbiamo chiesto proprio a loro. Mettessero d'accordo e arrivassero a un compromesso per noi baresi che frequentiamo da una vita il teatro. L'affare Teatro Petruzzelli continua a tenere banco in città. Cosa ne sarà del Politeama barese alla luce della nuova sentenza della Corte d'Appello che ribalta il primo grado e attribuisce la proprietà ai Messeni Nemagna, eredi di Antonio Petruzzelli? In molti se lo chiedono, come si chiedono se l'attività della Fondazione per questa stagione sarà comunque garantita. Proprio come ha evidenziato il sindaco del capoluogo pugliese Antonio De Caro, che ha spiegato come questo ribaltone potrebbe mettere a rischio tutto il lavoro dell'ente pubblico. Intanto martedì è previsto l'incontro tra il primo cittadino e il ministro Franceschini, e chissà se si riuscirà a sbrogliare la matassa. Purtroppo sono le conseguenze di una politica sicuramente non in linea con quelle che sono le prospettive della proprietà privata, e comunque vedremo quello che succederà. Sicuramente troveranno una soluzione per accontentare un po' tutti. L'auspicio anche di noi che non siamo di Bari ma veniamo anche dalla vicina Altamura, essendo musicista di bassissimo livello, ci terrei affinché questa bellissima struttura funzionasse al meglio, al di là della famiglia, non famiglia, dell'appartenenza. Privato o pubblico, purché funzioni. Purché funzioni, assolutamente sì. Perfetto, e noi abbiamo fiducia nel nostro sindaco. Lei è più per il pubblico o il privato? Per il pubblico.
A proposito della questione, vabbè, lasciamo perdere, non è nostra. Non vi esprimete? Non ci esprimiamo, anche perché non sarete a che parte mettermi. L'importante è che funzioni il teatro. Esatto. Che ci sia un accordo tra il pubblico e il privato, questo. E così a quanto pare ai baresi non importa se il teatro torni in mano private o resti in mano pubblica, ma l'importante è che l'attività all'interno del Politeama di Corso Cavour non venga interrotta. E lo speriamo anche noi. Adesso cambiamo argomento, una nuova visione e più attenzione da parte della Regione, lo chiede il mondo dell'assistenza agli anziani e ai disabili. Maggiore attenzione da parte della Regione a una nuova visione culturale del sistema di assistenza. Queste le urgenze del mondo delle strutture sociosanitarie, RSA e centri diurni in Puglia, è quanto emerso durante un incontro formativo a Bari nell'ambito delle iniziative promosse dall'Associazione di Categoria Welfare Levante per discutere dei requisiti di accreditamento e autorizzazione delle strutture. La giornata di formazione indetta quest'oggi da Welfare Levante costituisce una vera e propria pietra miliare per gli enti gestori nell'evoluzione del sistema relativo alle procedure di accreditamento delle strutture sociosanitarie. Gli enti gestori verranno accompagnati dalla nostra associazione di categoria nell'attuazione delle buone prassi che costituiranno le basi per l'assistenza alle persone fragili, non autosufficienti, anziane e disabili, anche con buone pratiche documentate dalle procedure di accreditamento stabilite dalla Regione stessa. Il settore sociosanitario assiste in Puglia attraverso oltre 400 strutture, 15.000 dipendenti, oltre 25.000 anziani non autosufficienti e disabili. La cosiddetta Silver Economy rappresenta oggi la terza economia del mondo e soltanto nel nostro territorio sviluppa un fatturato che supera il miliardo di euro. Serve un nuovo modo di pensare l'assistenza anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi secondo i migliori progetti auspicati dal PNRR, ha detto il presidente di Welfare Levante Antonio Perugini, che ha coordinato l'incontro a cui ha partecipato il dirigente del servizio di qualità e organismo tecnicamente accreditante della Res Puglia, Domenico La Greca. Il processo di implementazione dei requisiti di accreditamento procede. Il 9 di febbraio del prossimo anno le strutture dovranno garantire di essere in possesso dei requisiti della fase di DU, richiamando questa come una delle fasi che l'ente regione ha scelto per implementare in maniera graduale l'istituto dell'accreditamento di cui ai manuali previsti dal regolamento 16 del 2019 e successive modifiche e integrazioni. Le nuove frontiere dell'oncologia, la scienza corre nonostante la battuta di arresto subita durante la pandemia, se ne è parlato durante un congresso a Bari insieme ai massimi esperti. Lotta ai tumori, la cura, parte dai nostri geni. L'argomento è stato oggetto di confronto tra massimi esperti nel corso della 12ª edizione del congresso dal titolo Oncology for Primary Care. L'oncologia sta vivendo due momenti diversi, da una parte il retaggio delle criticità che il Covid ha imposto dal punto di vista organizzativo ed esecutivo, dall'altra il know-how scientifico è andato avanti, soprattutto perché i nuovi studi e conseguentemente le nuove applicazioni hanno preso spunto dalle conoscenze sempre più approfondite che si stanno intraprendendo nel campo del genoma umano, complesso dei geni di un organismo. Nuove frontiere in oncologia? Verso quali prospettive ci apriamo? Verso la possibilità di avere una strategia terapeutica completamente innovativa e realmente tale, perché nel momento in cui noi facciamo una mappatura genetica del paziente e una individuazione genetico-biologica del tumore, entriamo a conoscenza e delle caratteristiche del paziente e di quelle specifiche caratteristiche del tumore che ci permettono di allestire una terapia di precisione e personalizzata nello stesso tempo. Quindi un notevole passo avanti che scaturisce proprio dalle acquisizioni che stiamo avendo sul genoma umano e sulle alterazioni biologiche e mutazionali del tumore. In Italia nel 2020 si è stimato che a vivere dopo una diagnosi di tumore siano 3,6 milioni di persone, ossia il 5,7% della popolazione, registrando un aumento di sopravvivenza del 37% rispetto a 10 anni fa, grazie a diagnosi più sofisticate e strategie terapeutiche più efficaci.
La battuta d'arresto che c'è stata con la pandemia. La battuta d'arresto c'è stata, ma è stata in parte contenuta dal fatto che le strutture hanno cercato di ovviare a questa situazione estrema, cercando di garantire comunque continuità terapeutica, soprattutto alle situazioni emergenti e critiche. A fronte di questo c'è stato però un altro fatto estremamente positivo, è andata letteralmente avanti la scienza. Se i pazienti oncologici contraggono il Covid, il tasso di morte sale al 26%. Per loro, nella battaglia al virus, il vaccino resta l'unica difesa. Cambiamo argomento. Si è tenuta una nuova riunione del tavolo permanente di confronto tra Regione e OP Puglia sui corsi di laurea per la professione infermieristica attivati con il coinvolgimento delle università pugliesi. Il tavolo, spiega il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Galante, promotore delegato a partecipare per il presidente Emiliano, serve a risolvere le criticità emerse dall'analisi attuale sui requisiti di accreditamento dei corsi di laurea realizzati da tutti gli ordini pugliesi. Si cerca di definire un percorso condiviso finalizzato a raggiungere gli standard strutturali e organizzativi previsti per il corso di laurea in infermieristica indicati dall'ANVUR e disciplinati dai decreti ministeriali. Tra gli obiettivi qualificanti previsti per l'accreditamento, su cui è indispensabile lavorare, ci sono le attività di tirocinio clinico guidato sui territori, che al momento non risultano essere svolte, la presenza di direttori didattici, delle attività formative e professionalizzanti che devono essere a tempo pieno e non impegnati anche in altre attività, e la presenza di adeguate strumentazioni per la didattica. La pandemia ha reso chiaro che serve aumentare il numero degli infermieri da formare, data la carenza di professionisti, per cui già da quest'anno sono aumentate le immatricolazioni, ma per farlo è necessario garantire alti standard formativi. Cambiamo argomento. A Foggia prende il via la quinta edizione della Settimana dei Diritti, organizzata da Parco Città, con iniziative ed attività di sensibilizzazione ed educazione preventiva. Oggi ha inizio la settimana dei diritti di Parco Città, siamo alla quinta edizione e si apre il 20 con la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con appunto questa festa di comunità che vede la partecipazione delle scolaresche foggiane. Quinta edizione della settimana dei diritti, promossa da Parco Città con il Polo Bibliomuseale di Foggia e la Fondazione dei Monti Uniti, e con la festa di comunità dell'associazione L'Isola che c'è, che ha visto coinvolti oltre 100 alunni dell'Istituto Catalano Moscati. Diritto alla libertà, al benessere, alla gioia, ad andare in bici, sono alcuni dei cartelli che raccontano il senso dell'iniziativa, che nasce per coniugare la giornata dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza e la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, organizzando iniziative, momenti di dibattito ed eventi tutti incentrati sull'educazione preventiva e l'importanza di parlare alle nuove generazioni. Questa settimana, che terminerà il 25, vedrà una serie di attività e di appuntamenti, da congressi per sensibilizzare contro la violenza appunto sulle donne, per riflettere sui diritti, ad esempio connesse alla parità di genere o la discriminazione, contro la discriminazione, o ad esempio azioni che avranno a che fare con lo sviluppo delle potenzialità dei bambini. I bambini hanno bisogno di percorsi, non hanno bisogno di spot, non hanno bisogno di eventi, ma hanno bisogno di attività e di azioni costanti che ovviamente portano ad un risultato, e noi il risultato qui ce l'abbiamo, è presente oggi. Per noi è una festa, avevamo anche bisogno di viverla con gioia questa festa, perché dopo la pandemia abbiamo bisogno tutti di un momento più rilassante e più festoso. A Bari, a Parco 2 Giugno e in contemporanea in altre città italiane, a Luciardone di Palermo, è piantato l'albero della legalità dedicato a Giovanni Falcone. Un ficus magnolia, una delle mille duplicazioni del noto albero monumentale che cresce nelle vicinanze della casa del giudice Giovanni Falcone, assassinato dalla mafia il 23 maggio 1992. Sarà l'albero di Falcone, piantato a Parco 2 Giugno a Bari, come in altre città italiane, a Luciardone di Palermo, a rappresentare un simbolo di legalità. L'appuntamento, che ha visto più di 100 alunni del 14° circolo Re David, ha aperto un programma organizzato dall'Arma dei Carabinieri
Carabinieri per diffondere la cultura della legalità, ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata e incrementare la consapevolezza nelle nuove generazioni sull'importanza dell'impegno sociale e della salvaguardia all'ambiente. L'idea vincente è la scuola, rivolgere tutto questo discorso alla scuola, perché adesso tutte le istituzioni devono riconoscere che se noi dobbiamo ricominciare, dobbiamo cominciare da lì, dobbiamo cominciare dai ragazzi, e quindi la scuola deve ritornare, perché forse in passato lo era, poi ha perso un po', deve ritornare ad essere centrale per tutte le istituzioni. Anche la legalità sprigiona l'ossigeno che fa vivere meglio una comunità. Solo che la legalità, come l'albero, ha bisogno di cure, ha bisogno di essere innaffiato, di essere curato, ed è quello che abbiamo chiesto ai bambini, creare l'humus per far crescere in maniera forte e rigogliosa la comunità barese, così come faremo crescere in maniera forte e rigogliosa l'albero dedicato a Giovanni Falcone che abbiamo piantato stamattina. Il rispetto dell'ambiente sin dalla tenera età, i piccoli dell'Istituto Comprensivo De Marinis e i volontari di Retake insieme nel Parco Giuseppe Mizzi del quartiere Loseto di Bari. Il quartiere ha risposto molto bene a questa attività di sensibilizzazione dei cittadini, è venuta anche tanta gente da fuori. Non abbiamo cambiato il mondo oggi, però abbiamo fatto la nostra parte per migliorarlo. Ci sono i più piccoli dell'Istituto Giovanni Paolo II De Marinis, sei ragazzi di Retake, poi maestre ai genitori, perché l'educazione al rispetto dell'ambiente inizia dalle buone pratiche quotidiane e dall'esempio. Si sono ritrovati nel giardino Giuseppe Mizzi in via Monsignor Iolando Nuzzi a Loseto, alle porte di Bari. Obiettivo: tenere pulita l'area verde e sensibilizzare i residenti del quartiere a prendersi cura degli spazi pubblici. La cura dell'ambiente, la cura del proprio quartiere, parte da una rete. Fatta innanzitutto dai cittadini, una rete spontanea. E questo quindi è un sabato veramente educativo, non solamente per il mondo della scuola, ma per tutto il quartiere. Il Comprensivo De Marinis ha anche una scuola a Loseto ed è una scuola gioiello, e molte volte dispiace che i genitori che abitano a Loseto li vadano ad iscrivere a Valenzano o a Bitritto, e questo è grave perché questi bambini perdono le radici. Io sono una nonna, ho cresciuto qui i miei 3 figli, ne sono orgogliosa perché è un quartiere vivibile comunque. Avrei voluto crescere anche i miei nipoti, purtroppo la realtà, i miei figli sono dovuti andare altrove a vivere in altre città al nord. Siamo tutti insieme, i bambini della nostra scuola, la preside, noi maestre, per tenere pulito il nostro quartiere. Tutti insieme ce la faremo, almeno cerchiamo di farcela. Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Ugo Foà, autore napoletano di origini ebraiche, vittima delle leggi razziali del 38. In sala consiliare il conferimento del titolo, con l'amministrazione comunale che ha puntato l'attenzione sul ricordo dei drammi subiti dalla comunità ebraica durante il regime fascista. La città di Trani conferisce la cittadinanza onoraria ad Ugo Foà, vittima delle leggi razziali promulgate il 17 novembre 1938. Il sindaco Amedeo Bottaro ha accolto il 93enne autore napoletano di origine ebraica e dunque colpito dalle misure applicate durante il regime fascista. Foà, come tutti gli ebrei italiani dell'epoca, perse i suoi diritti fondamentali, ma sfuggì con mezzi di fortuna alla deportazione. 83 anni dopo, Trani gli rende omaggio in sala consiliare con il conferimento della cittadinanza onoraria. L'amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 13 febbraio 2020, presa con unanime sentimento di gratitudine e di riconoscenza, conferisce la cittadinanza onoraria al dottor Ugo Foà, nato a Napoli. Mi permetto di dire anche l'età, perché 20 giugno 1928, complimenti al dottor Foà, in segno di riconoscenza ed ammirazione per l'incessante impegno e il forte messaggio contro ogni forma di odio e discriminazione, a testimonianza dell'importanza della memoria del passato come monito per il futuro, perché ciò che è stato non accada più. E adesso andiamo a Noci, dove è stata consegnata la bandiera di Città dell'Olio.
firmato il protocollo d'intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura dell'extravergine di oliva della regione Puglia, una vera e propria festa, quella che si è svolta a Noci nel chiostro di San Domenico. Protagonista è il territorio di Puglia, con la sua vocazione olivicola che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Un comparto da tutelare e valorizzare. Il Consiglio Comunale di Noci ha approvato all'unanimità l'adesione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, ufficializzata con la consegna della bandiera Città dell'Olio da parte del presidente Michele Sonnessa e del coordinatore regionale per la Puglia Vanni Sansonetti, una bandiera che è stata consegnata nelle mani del sindaco Nisi e dell'assessore all'agricoltura e attività produttive Natale Conforti. Alla cerimonia di consegna presenti tra gli altri sindaci delle città dell'olio di Puglia, i rappresentanti delle associazioni di categoria ma anche produttori e ristoratori, oltre all'assessore regionale all'agricoltura Donato Pentassuglia e al presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Francesco Paolicelli. L'occasione è servita per sottoscrivere il protocollo d'intesa per la promozione e la valorizzazione dei territori e della cultura dell'extravergine di oliva. Una tappa importante per il territorio pugliese, definita dall'assessore Pentassuglia l'avvio di un'operazione culturale attraverso la quale si intende associare la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio alla sua promozione. Grazie alla sottoscrizione di questo protocollo la Puglia assume un ruolo centrale a livello nazionale, ha sottolineato Michele Sonnessa, perché l'intendimento dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio è quello di collaborare strettamente con la Regione per il perseguimento degli obiettivi indicati. Masterclass, proiezioni, incontri d'autore per i colori del cinema, la nuova rassegna della Mediateca regionale. Nel cinema di genere attraverso masterclass, proiezioni e incontri con autori e noti critici nazionali ed internazionali per valorizzare il corposo patrimonio di manifesti cinematografici originali custoditi nella propria sede, la Mediateca regionale pugliese propone la rassegna I colori del cinema. I manifesti e le locandine cinematografiche vedono sempre di più accrescere il proprio valore sia all'interno della storia della settima arte che come vere e proprie opere d'arte, oltre a rappresentare un pezzo importante della storia del cinema. Il primo appuntamento è stato dedicato alla fantascienza con la proiezione di Godzilla di Ishiro Honda. Sarà l'occasione per parlare di come i maestri di quest'arte della cartellonistica hanno reinterpretato, a volte letteralmente inventato, le trame di questi film per renderli ancora più evocativi, perché ovviamente la fantascienza dell'epoca non aveva i mezzi che ha oggi e quindi molto spesso il manifesto doveva metterci quel di più, e questo naturalmente ha fatto sì che quest'arte ancora di più diventasse arte in grado di creare un immaginario. Spesso in realtà si resta delusi di quello che si restava delusi di quello che si vedeva sullo schermo, perché i manifesti erano talmente belli, avevano già, diciamo, questa plastica intrinseca, che addirittura si restava spesso delusi da quello che si vedeva. Quindi il manifesto ha in sé questa prospettiva, come dire, del movimento, cinetica, la prospettiva cinematografica, forse addirittura più rispetto al cinema stesso. Si chiama Rom e Sinti, una storia da scoprire, l'allestimento contro i pregiudizi nelle sale del Museo Civico di Bari. I ragazzi sono diversi dalle generazioni precedenti, nel senso che hanno poca esperienza dei Rom e Sinti, cioè mentre generazioni di cinquantenni, sessantenni, settantenni hanno avuto più a che fare, per esempio per l'origine paesana, quindi c'era un maggiore contatto. Invece i ragazzi a volte trovano questo argomento assolutamente nuovo anche dal punto di vista dei pregiudizi. Una mostra illustrata per contribuire alla conoscenza della storia del popolo Rom e Sinti, allo stesso tempo un modo creativo e semplice per fare i conti con il razzismo che solitamente affiora a vari livelli quando si parla di Rom. E questo è l'obiettivo della mostra dedicata alle scuole, non solo Rom e Sinti, storia e storie da scoprire negli spazi del Museo Civico di Bari. Una prima parte presenta 25 pannelli disegnati dall'artista anglo-russa Irina Hale, pittrice novantenne ancora molto attiva e attenta a rappresentare nelle sue opere le ingiustizie sociali e a fissare con la sua arte momenti di vita, sguardi dei più fragili e dei più vulnerabili. La seconda parte della mostra presenta al pubblico modelli di ruolo positivi di persone Rom e Sinti che si sono distinte a livello nazionale e internazionale. Ci sono tanti casi intermedi di diplomati, laureati che sono comunque stanno aumentando sempre di più, come poi in definitiva stanno aumentando anche i matrimoni misti. Per esempio i Rom di Melfi rischiano di sparire
perché si stanno mescolando ai non rom, ma loro sono i rom di antico insediamento. Io, come ho spiegato ai ragazzi, bisogna distinguere molto fra gli immigrati e i non immigrati. L'obiettivo della mostra quindi è proprio questo, andare oltre i pregiudizi. Sì, naturalmente. Cioè, una volta chiarito che il pregiudizio è un giudizio senza dati, o con pochi dati o con dati sbagliati, attraverso la conoscenza noi arriviamo al giudizio che potrebbe, per ipotesi, anche essere un giudizio negativo. Ma naturalmente chi l'ha già fatto questo percorso sa che non è così. Il giornale termina qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci.